88esima stagione areniana, conclusioni, Francesco Girondini è il sovrintendente dell'ente, oggi abbiamo dato i numeri. Sì, abbiamo dato i numeri, nel senso che abbiamo commentato positivamente questa chiusura del festival, un anno difficile sia per i tagli del Fondo Unico dello Spettacolo, sia perché comunque c'era anche uno stato di agitazione permanente nei teatri proprio per il decreto Bondi, sia perché siamo in piena recessione e quindi la gente è disposta a spendere meno, però alla fine abbiamo fatto due recite in meno, quindi complessivamente c'è stato un meno incasso, meno presenze, ma la media è rimasta invariata rispetto allo scorso anno, che avevamo avuto anche il gala domingo di festeggiamento dei suoi 40 anni di esordio all'Arena di Verona. E pubblico, numeri di presenze? Sì, più o meno la media è rimasta identica allo scorso anno, quindi abbiamo avuto però due recite in meno e quindi alla fine il calo c'è stato per queste due recite in meno. Però l'avevamo preventivato, quindi il fatto di aver mantenuto questi numeri credo che ci abbia premiato e siamo più che soddisfatti, perché era difficile, un anno veramente difficile. Lei ha detto che molte persone vengono per vedere un po' la parte folcloristica dell'arena più che l'opera in se stessa. Ma sicuramente noi abbiamo una vasta fetta di pubblico, una percentuale molto rilevante che viene per la prima volta in arena. Abbiamo una percentuale rilevantissima di gente che, intervistata dopo aver assistito all'opera, più dell'85% che vorrebbe ritornare ad assistere a un'opera. Quindi io dico sempre che abbiamo anche veramente un ruolo didattico nel panorama della lirica, non solo italiana ma internazionale, perché poi dopo chi apprezza l'opera qua, anche attraverso delle scenografie tradizionali, poi d'inverno per la prima volta va al teatro chiuso ad assistere a un'opera. Stagione prossima, 2011? Beh, noi abbiamo aggiunto un sesto titolo proprio per un omaggio alla città. Quest'anno abbiamo fatto un omaggio a Zeffirelli, che è un Romeo e Giulietta di Gounod, perché pensiamo che sia un titolo importante per la città. Sappiamo già che sarà un anno ancora più difficile, perché il FUS avrà un taglio maggiore rispetto a quest'anno. Speriamo che la politica, che il ministro Bondi, riesca a recuperare e portarlo quantomeno ai livelli del 2008-2009. Verona chiude con l'arena, apre il Filarmonico. Sì, a ottobre iniziamo una grande stagione al Teatro Filarmonico, abbiamo mantenuto intatta la produttività nonostante i tagli, e quindi speriamo in una risposta della città e del territorio soprattutto a questo punto.